I tuoi amici sono arrivati giusto in tempo. Non potevamo chiamarti, eravamo imbavagliate. Quei due uomini avevano l'ordine di... Ecco qua Loretta 1968, la freccia nera. E c'ero anch'io. E facevo la parte del capo dei ribelli, Alice Duckworth. Come succede a tutti i doppiatori in genere, noi siamo degli attori, abbiamo dei trascorsi magari d'attore per televisione, cinema o teatro. Ho visto Brackley allontanarsi dalla battaglia e ho sostituito il suo ricatto. Se i doppiatori sono innanzitutto attori, non tutti gli attori italiani sono stati in grado di doppiare se stessi. Soprattutto all'inizio della carriera, quando il personaggio non era ancora ben caratterizzato, spesso ci si scambiava la voce tra colleghi. Ecco Mastroianni doppiato da Sordi. Beh, allora finisci di tirare, così usciamo. Che stiamo a fare qui? Fa un caldo oggi. Ma solo 8 giorni ti hanno dato. Potevano aspettare fino alla fine del mese, così intanto io avrei preso la paga. Non è molto, ma... Chi? Oggi alla porta, sarà la signora. Ma come? Ma avevi detto che era fuori la signora. Ma sarà tornata. La consuetudine di doppiare gli attori italiani è stata frequentissima negli anni 50. Era l'epoca in cui le attrici erano belle ma povere, talmente povere da non possedere neanche una voce. Per la Loren io farei un'eccezione, perché la Loren poi non era mai in Italia. Allora, per esempio, nei film americani che la Loren faceva in America, la doppiavo, l'ho quasi sempre doppiata e ha sempre avuto la mia voce. È stata l'unica eccezione. Io poi l'ho dato la voce a tutti, credo che tranne Monica Vitti e Mariangela Melato, le attrici italiane hanno parlato tutte almeno una volta con la mia voce, dico tutte. Il lavoro del doppiaggio è un lavoro di traduzione, quindi è ammissibile, accettabile soltanto quando c'è una lingua straniera di mezzo. Il lavoro del doppiaggio per le attrici o per gli attori italiani non ha senso, perché significa mettere due attori uno sopra l'altro, che, di cui uno non ha, non ha la voce e l'altro non ha il volto. Allora, un'attrice, se vuole essere considerata tale, deve saper recitare. Altre volte è semplicemente un impegno di lavoro che impedisce all'attore di seguire il doppiaggio. Finite le riprese del film, Vittorio Gassman chiede aiuto a Enrico Maria Salerno. Su, asciughiamo questi occhi, eh? Sono troppo belli per essere sciupati dalle lacrime. Mi dispiace, ma sono così preoccupata. Non sarà niente di grave, vedrai. Qualche giorno di riposo e starà bene di nuovo. Non preoccuparti. Così va bene. E adesso, dimmi qualcosa di te. Di me? C'è tanto poco da dire. In alcuni casi questo non ha nuociuto a questi attori, va bene? Anche se molto difficilmente questi attori hanno riconosciuto a chi li doppiava un qualunque merito. Anzi, sembra quasi addirittura a volte che abbiano un atteggiamento non simpatico nei loro riguardi, quasi che fossero stati privati di qualcosa. Se sono uno spergiuro sono affari miei e con papà mio ci parlo io. Lo sai quanto mi costa questa tua bravata? Mi costa almeno 50 sterline. Mentre invece in passato alcuni di loro dicevano: ti prego doppiami, perché io, sai, io sono un ex pugile o un ex cascatore, non so dire così, non ho la maturità per fare queste cose, e tu mi puoi dare una mano. Adesso queste cose non vengono più riconosciute. Però c'è stato un periodo in cui molti attori italiani, tantissimi attori italiani, venivano doppiati, un po' perché avevano degli impegni e qualche volta anche perché non erano all'altezza di recitare. E questo lo devo dire perché è la sacrosanta verità. Se qualcuno me ne vuole per questo, è peggio per lui, mi dispiace, ma è così. Questa breve panoramica sul mondo del doppiaggio si chiude con un interrogativo. Chi è il doppiatore? È uno che ama vivere così, insomma, cercando di smussare gli angoli, di essere meno triste, meno... Tanto le tristezze ci sono sempre, ad ogni angolo, quindi è bene essere allegri. Scusate, perché io poi adesso faccio il doppiaggio e sto facendo questa intervista con una voce che fa schifo, scusate il termine, perché sono raffreddato. Dice: ma quello è un bugiardo, ma come fa a doppiare con quella voce? Potremmo farla doppiare. Ecco, bravo, perché non mi doppia lei? Ma quale schifo, Peppino! Ma stai scherzando? Grazie anche a Glauco Onorato che mi ha ricordato tempi bellissimi. Parliamo del 68. Mamma mia, che tuffo all'indietro. A proposito, all'interno di Chuck si doppia, avete visto uno spezzone di un film dal titolo Io sto con gli ippopotami. Vi ricordo che andrà in onda su Rai 1 domenica 28 febbraio. A chi interessasse, ricordatelo, 28 febbraio.
Ce ne regalano tante di belle canzoni, gliele mandano a gira gira, cadono sempre sui Beatles, che mi sembra una canzone condivisa da tanti. Sì, vogliamo anche prima di c'è una voce celebre. Infatti volevo prima di scoprire le voci presentare Glauco Onorato e Pino Locchi, che sono i nostri ospiti di oggi, e con loro parleremo di doppiaggio, in sintesi, cioè sono due attori che, come giustamente bisogna essere quei attori per fare i doppiatori, che prestano la loro voce a personaggi famosissimi che abbiamo sentito e che scopriremo, che ci diranno anche loro stessi nella nostra chiacchierata. Allora, dicevo, innanzitutto partiamo da qui. È giusto essere, è quasi indispensabile essere un attore per fare il doppiaggio? È indispensabile, no, probabilmente. È la prima cosa. È il fondamento, base. Il doppiatore è un attore che si è dedicato al doppiaggio. Ecco. Questo perché bisogna interpretare, a volte anche riuscire a colmare magari qualche carenza a livello interpretativo da parte. Sì, se l'attore... Si parla di grandi attori, si parla... Attori bravi da doppiare non c'è problema, insomma. È difficile quando l'attore da doppiare è un po' scarso. Certo. Glauco Onorato, senta, quali personaggi sono nati con lei come doppiatore? Ma proprio nati obiettivamente forse soltanto uno, che è quello più, diciamo, più popolare per quanto riguarda soprattutto il nostro mercato italiano, ed è Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Quindi Bud Spencer, cioè lei doppia Bud Spencer, sì. Ha doppiato Bud Spencer, mentre abbiamo anche Pino Locchi ha doppiato sino a qualche anno fa fino a 2 anni fa, sì. Terence Hill, che abbiamo ricostituito la coppia, sì, quindi sì, adesso ha cambiato invece voce. Ha cambiato voce e ha scelto una voce più anziana. Sì, più anziana. Più anziana della sua. No, ma è vero. È al contrario, scelto una voce più leggera. Ma invece risulta più anziana, com'è la cosa? Nell'intenzione era di scegliere la voce più giovane, poi in effetti ha scelto soltanto... Sto vedendo arrivare... Rettore! È lei! Doppia Schwarzenegger! Sì! L'abbiamo detto! No, non ancora! Lino Ventura! A quello stavamo dicendo! Ma tu, Rettore, tu come mai sai tutte queste cose? Voi siete con noi, siete. Scusate, Maciotti, siete, troviamo no, la tua sedia. Io me ne vado. Scusate, come a casa? No, no, stai su. Grazie. Allora, siccome lui mi ha tirato un bidone, no? C'è che cosa? Spiegati bene, in parole. Nel senso che mi ha lasciato così, invece poi ho recuperato benissimo, perché sono venuti ospiti Ludovica Modugno e Angelillo, Gigi Angelillo. Sì, perché tu dici dove? È una trasmissione. Rai 1. Tu fai una trasmissione radiofonica. Al lunedì, dalle 14 alle 15. Esatto. Lui è venuto. Una trasmissione sul doppiaggio. Fa, parla, fai sentire la tua voice. No, ma che vuoi faccia sentire? No. Allora, mamma mia. Beh, così... Però lui, devo dire, sì, che per telefono mi ha sconvolto, nel senso che parla tutto come James Bond. Ma non è vero. Infatti, allora aspetta, scopriamo la mattina. Scopriamo subito. Se parlo con Roger Moore, non so se parlo con Sean Connery. Non si sa. Allora, scopriamo le carte. Allora, Pino Locchi ha doppiato Sean Connery. Doppia Sean Connery. Tony Curtis. Cioè, sono i miei fratelli. Tony Curtis, Belmondo, Sean Connery e l'altro che non lo ricordo mai, che è un amico mio carissimo. E Sidney Poitier. E Sidney Poitier. Cioè, siamo nati insieme. Cioè, Tony Curtis. Tony Curtis. Tony Curtis. Cioè, siamo nati insieme. Abbiamo fatto la carriera insieme. Io da doppiatore e loro da Disney. Una domanda tecnica, signor Onorato, ma quando si dà la voce... Si chiama Glauco. Glauco. Sì, ma signore, poi dai, ma perché poi lui è un compagnone, un ragazzone, lui non può dargli del lei. Ma non c'è niente di... Signor Glauco. Ma lei si chiama come presidente universitario, signorina, scusi, come faccio? Ma scusi, ma signorino Fabio fa? Vede, signorino, sta bene, è carino. Forse non ti verrebbe da dargli del lei dopo averlo sentito doppiare l'orso Balù nel libro della giungla. È vero, lei ha doppiato l'orso Balù. No, l'orso Balù l'ho doppiato io. Lei invece nei cartoni animati cosa fa? Carica del 101. Ma io ho doppiato sia Carica del 101. Ah, il cane, esatto. Uno dei cani, era uno dei cani. Era uno dei cani. No, recentemente ho doppiato questo un film di Walt Disney che si chiama L'Investigatopo, dove era la storia di Sherlock Holmes vissuta da dei topi, no? E il personaggio del cattivo, il topaccio cattivo che ne faceva di tutti i colori, perché spesso e volentieri, avendo io una voce abbastanza profonda, mi fanno doppiare ruoli, se non di duri, anche di cattivi. Sì, e allora facevo questo antagonista di un film di Walt Disney che
uscito l'anno scorso, si chiamava Basil Investigatore. Sì, ma questa voce è plasmata o è così da sempre? No, no, è proprio così, romana da sempre. Cioè, quando aveva sei anni già parlava. Spiego una cosa, per telefono, la voce così, quando chiami lui, sentono tutti. Sì. Perché ha una voce talmente vibrante, cioè sono i coni del telefono che fanno... E anche perché è sordo, tra le altre cose. Ma come? Sì, ma infatti la sentono tutti, meno io. Si parlava di questo programma direttore, un programma sul doppiaggio addirittura, il che mi fa pensare, forse mi sbaglio, che il doppiaggio di cui non si parlava fino a un po' di anni fa sia forse un mestiere di moda oramai. Ma devo dire che c'è una certa così rivalutazione o riconoscenza. Ma cominciò col successo di 07. Con 07 i primi giornali. Cioè, ci manca uno zero, 007. No, accorciamo. E hanno cominciato a parlare del doppiaggio. Prima di allora non si parlava del doppiaggio. Non è che ci farebbe la... Il mio nome, cioè, è Bond. Il merito vuol dire che è tutto tuo, Pinolocchi. No. Lo posso... Abbiamo la voce simile. Possiamo richiamare l'attenzione su questa cosa che abbiamo sentito forse noi gravi vicini. Questa frase storica, come il dado è tratto, come qualunque altra cosa. Ah. Siete pronti in studio? Siete pronti in studio? Proviamo, no, scusa, io posso, perché io sono sì, più esperto. Prego. Scusi, ma... Lei chi è? Il mio nome? Il mio nome è Bond. Beh, James stupendo. Bond. Ah. Beh, stupendo. È il James che è importante, certo. Esatto. Quindi, specifica. Tony Curtis, le varie serie, attenti a quei due, Tony attenti Curtis. Attenti a quei era... due. Attenti a quei due con Cesare Barbetti. Ciao con Cesare Barbetti. Sì, Cesare Barbetti. Va bene. Sì, lo adoro. Mi faceva Roger Moore. Mario De Angelis, perché poi ci sono le coppie. Lei sa tutto, sai. Sì. Allora io do del lei adesso a Pinolocchi, invece do del tuo a Glauco. Perché volere del lei? Per volere della lettura. Perché ha detto... No, anche a lui. Anche se la lettura si pronuncia. No, ma però... poi... Dopo, quando verrà ospite, non avrà il turno di doppiaggio, perché lui deve partire in Thailandia. Capito? E adesso l'ho trovato, perché io sono un castigamatti. Devo un andare a riposare, sto male. Cosa stai male? No, sono stato. Ma se sei bello, sì, ma non fiore, facciamo così, non facciamo. Parliamo di doppiaggio, perché qui... Parliamo di doppiaggio. Glauco, ma quando si dà la voce a un personaggio che diventa poi celeberrimo, sia il personaggio e la voce stessa del personaggio, è difficile dare la voce anche ad altri, cioè il pubblico si affeziona e dice, ma come, quella voce apparteneva a lui, adesso la sento. Rimane un attimo disorientato, è una questione di cooperative. No, per fortuna riusciamo a cavarcela lo stesso, perché altrimenti saremmo condizionati solo da quello. Certo. Naturalmente questi sono attori che magari fanno un film ogni due anni e francamente, dato che noi doppiatori, anche se c'è un luogo comune di credere che siamo delle persone facoltose che guadagnano molto, noi guadagniamo pochissimo, come abbiamo detto, delle paghe che risalgono al 74. Beh, non si butti giù così adesso, e quindi abbiamo bisogno di lavorare continuamente, certo. Quindi per carità, no, riusciamo, perché ci aiuta molto l'attore che doppiamo, specialmente, certo, appunto come diceva Pino, quando, certo, questi attori sono di valore. Io per esempio doppio Anthony Quinn, doppiavo Lino Ventura, doppio James Coburn, Lee Marvin. Erano tutti attori talmente bravi loro in originale, sì, certo, noi avendoli in cuffia, perché sentivamo in cuffia l'originale, quando si doppia si usa una cuffia, sì, no? E loro ci aiutavano molto, perché, e poi istintivamente si è portati ad alzare o ad abbassare un po' il tono della voce a seconda di com'è la voce originale dell'attore. Ecco, prima avete detto che fra le vostre voci doppiate ce ne sono due popolarissime che non sono magari le più rappresentative. No, allora, Peppino, ma sono... Rinaldi e Amendola. No, volevo... No, siccome il rettore sa tutto, no, adesso lei io invito Glauco Onorato e Pinolocchi a cantare poi la canzone di rettore. Sì, lui la sa. Vediamo se sono preparati loro. Lui è una cosa, sono sempre cadente. Mi sono permessa perché io sono molto amica di Glauco, ma amica da... cioè... Io ed era l'unico che passava le serate con me a sentire le mie canzoni, che erano di una mortalità. Ma sono sconosciuto, venivo anch'io, ma scherzi, ma non dire così, ma perché mi sto scherzando, ma no, mi eviti questa possibilità. Rinato, ma avevi... Non è vero, ero vicino a te, non lo sai. Il biberò, stavi lanciando un altro invito. Volevo finire questa nostra chiacchierata con Pinolocchi e Glauco Mauri con uno scambio di battute. Disturbarlo, poveretto, questo ti sta... Scusate tanto, che Glauco Mauri non doppi. Non doppia. Che vogliamo fare? Sa anche doppiare. Siamo a 7 minuti, lo so, finiamo.
Volevo soltanto fare uno scambio di battute velocissimo. Come potrebbero fare i due personaggi popolari che avete detto prima, Bud Spencer e Terence Hill? Se Pino Locchi e Glauco Onorato sono disposti così gentili, un velocissimo scambio di battute. Noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo di avere. Prima di fare questo, devi dire una cosa che è fondamentale, perché io ormai sono diventata una sindacalista. Sì. Lui fa parte di un gruppo, si chiama il Gruppo 30, di un'altra cooperativa che è gestita appunto da Renato Izzo. Io non faccio parte del Gruppo 30, per carità. Sì. Non facciamo casino. La signorina lo fa meglio. Secondo me a casa non interessa questa cosa. Lei mi confonde con Tonino Accolla. Io non faccio parte del Gruppo 30, assolutamente. Sono tutti personaggi del mondo del doppiaggio, lo spiego per chi sta a casa. Sono libero, libero come l'aria. Non lo sapevo. Ma siamo tutti liberi. Vogliamo invece finire con questa cosina, se siete d'accordo? L'hanno bruciato la frittata. Era pronto? Era della Trinità. Sì. Ti ricordi? Una frasetta sulla partecipazione a Jeans di oggi, che ne so. Terence Hill e Bud Spencer. Non me lo ricordo più. Ma una cosa qualunque. Lo tenevi un pochino più su. Un pochino più su? Sì. Allora che facciamo? Ma non lo so, non lo so. Che facciamo? Ma non si manca. Io sto con gli ippopotami. No, io ho fame. La frittata. La frittata. Non lo vedi che l'hanno bruciata la frittata? Sto cretino. Bisogna spiegare che a quel punto c'era il cognac. E facevano le crepe Suzette. Chi ha bruciato la frittata? Non si può fare il doppiaggio. Ricordate benissimo, sono due voci evocative che avevano due personaggi di popolare che abbiamo voluto tanto bene, quindi ci ha fatto piacere di sentirle e vi vogliamo ringraziare. E soprattutto Colorato, chiedo scusa ancora per la gaffa di prima. Grazie. Pino Locchi. Grazie lettore. Grazie veramente. Servizio da New York. Sergio Costa. Grazie.